Ho sempre creduto che tutti avessimo uno scopo nella vita. La difficoltà sta nel riconoscerlo quando lo si trova. Io ho trovato il mio quando ho preparato il mio primo cupcake. Avevo 12 anni ed era come se avessi scoperto un segreto. Prendevo un paio di ingredienti, li mescolavo, aggiungevo un po' di calore e creavo qualcosa di magico. Così dovrebbe funzionare. Ora ricollego questo. E fatto. Oh, sì. Grazie, Sam. Cosa farei senza di te? Sai, potresti liberarti di questo vecchio furgone e fare quello che hai sempre sognato. Aprire una vera pasticceria. Sam! Sì? Non posso permettermi un furgone nuovo, quindi figuriamoci l'affitto di un locale. Lo sai che ti aiuterei se potessi. Oh, grazie, ma non accetto soldi dalla mia migliore amica. Il fatto che lavori con me è già più che abbastanza. D'accordo, ma perché non chiedi un prestito ai tuoi? Oh, stai scherzando. Sono arrabbiati perché ho lasciato l'Ohio. Non posso certo chiamare mia madre e dirle: ciao, non me la cavo bene con la vita da adulta. Mi puoi prestare dei soldi? E poi per ora preferisco l'approccio mobile nel business dei dolci. In questo modo non sono vincolata a niente. E a nessuno. Non cominciamo a parlare di questo. D'accordo. Ti ringrazio. Com'è andato l'appuntamento al buio? Benone all'inizio, ma poi gli ho fatto la fatidica domanda. Quella del supereroe. Se potessi avere un superpotere, volare o essere invisibile, quale sceglieresti? E cosa ha detto? Essere invisibile. Esattamente, il che significa che è subdolo e non ci si può fidare. Lo sai, l'FBI dovrebbe proprio assumerti per questo tuo metodo infallibile. Li ho già chiamati, mi faranno sapere. Il punto è che io sono sempre qui che ci provo e dovresti farlo anche tu. Un uomo ha tradito la tua fiducia, ok? Ma non è detto che lo faranno tutti. Insomma, non pensi di uscire con qualcuno? No? Diciamo che ci ho pensato, poi ho smesso. Salve, buongiorno, benvenuti da Dolci Delizie. Che posso darvi? Quando lo vogliono? Ma non è un promemoria, è un rapporto sugli investimenti. Non ho ancora apportato le modifiche all'analisi semestrale. Per quale motivo lo vogliono così presto? Cosa? D'accordo, senti, ci vediamo in ufficio, ma ti avviso che dovremo fare le ore piccole. Certo. Ciao, ciao. Ma dovevamo andare al parco dopo la scuola. Oh, lo so, tesoro, mi dispiace, ma il dovere mi chiama. Ci andremo domani. La mamma di solito mi toglie anche i bordi. Beh, per fortuna, quando sei con me, hai diritto a tutto il panino. Va bene, sei proprio un osso duro, eh? Niente bordi. Ok. Ah, ho chiamato la mamma di Monica e ha detto che puoi andare a scuola con loro stamattina. D'accordo, papà. Non scordarti della vendita di dolci. Quali dolci? Per la fiera d'autunno della nostra scuola. Ricordi, hai promesso che potevo portare qualcosa anch'io. E papà, i dolci devono essere fatti in casa. Sul serio? Fatti in casa? Ascolta. Tu e io troveremo una soluzione, Lily. Te lo prometto. Vieni qui. Ah, ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io, papà. Bene, signore, ecco qui i suoi due cupcake alle carote e i due al cioccolato. Grazie mille e buona giornata! Li abbiamo allora, venduti. Allora, quanto hai impiegato a scrivere il libro? Beh, Anna, come infornare di tutto è il risultato cosa di anni di lavoro. Cosa stai guardando? Niente. Sai, per me la pasticceria è più di un lavoro. È sempre stata il mio vero amore. E spero che questo dal libro si capisca. Senza dubbio sì, il mio ospite di oggi era David Howie con il suo libro Come infornare di tutto, disponibile in tutte le librerie. Mi dispiace, io stavo dando un'occhiata. Oh, senti, poi non fa niente, davvero, non ti preoccupare. Sul serio? Dopo tutto quello che ti ha fatto, non so neanche come fai a guardarlo. Quel che è stato, non mi importa più. Sei sicura? Assolutamente, ormai l'ho superata. Sai, David Howie
È un po' come questi cupcake di ieri. Prima erano buoni, ma ora sono un po' stanti. Sì, sì, sto andando in ufficio adesso. Grazie. Ecco, prepara i documenti che poi li rivediamo insieme. No, no, lo capisco. Tu organizza una riunione per domani e così... Ah! Mi dispiace tanto. Nick, ti richiamo, ho avuto un contrattempo. Sì. Guarda che guaio. No, no, è stata colpa mia. Che pensavo? Beh, è solo che... va tutto bene, sì. Lasci che le paghi la tintoria. Non è necessario, davvero, tanto probabilmente verrà via tutto. Mi farebbe sentire molto meglio. Tenga, ecco il mio. Sono cose che capitano, sa, e adesso devo proprio andare in ufficio. Posso fare qualcosa? Credo di no. Darle un cupcake. D'accordo, sì. Un certo. Cupcake. Sono molto buoni, sono al cioccolato, certo. Alla zucca e alla vaniglia. Sì, questo qui, prendo okay. Questo. Grazie. Buona giornata. Grazie, anche a lei. Cosa? Cosa? Ehi, sono io. Senti, farò un po' tardi, devo... Devo andare a fare shopping. Sì, certo, a dopo. Congratulazioni. Per cosa? Hai dato a quell'uomo il tuo numero, è un buon inizio. Così può chiamarmi, devo comunque ripagargli la sua camicia. E poi che cosa succederà? Gli pagherò la tintoria, tutto qui. Sei davvero incredibile. Ti ringrazio. Hai avuto l'occasione per conoscere una persona e la lasci andare così. Te l'ho detta, non mi interessa uscire con gli uomini, Sam. Quello che mi interessa sono gli ordini dei cupcake. Salve. Salve, sto cercando Natalie Morgan. Natalie Morgan. Salve, sono io. Buona giornata. Ciao. Ciao. Bella camicia. È nuova? Storia lunga. Sono le proiezioni? Sì. Le ho ricontrollate più volte, ma qualcosa non torna. Devo essermi perso qualcosa. Tu? È un po' difficile da credere. Anche i geni hanno giornate, no? Oh. Qualcuno ti ha lasciato questo all'ingresso. Ah. Ehi, Nick. Sai fare i dolci? Amico, io brucio l'acqua. Perché? Mia figlia deve partecipare a una vendita di dolci. E devo trovare una soluzione. Qualunque cosa sia, falla bene. Queste vendite sono un covo di vipere. Ci posso credere. Oh, sì. Gli altri genitori criticheranno le tue doti culinarie. No, no, intendo questo. Tieni, guarda qua. Ah, non sapevo avessi una zia Bea. Già, la sorella di mia madre. Se n'è andata qualche mese fa. Le volevo bene. Non la vedevo molto spesso, ma si ricordava del mio compleanno e mi mandava sempre gli auguri. E questo è più di un semplice biglietto di compleanno. Ancora non riesco a credere che Bea mi abbia inclusa nel testamento. Perché ti meravigli? Lei ti adorava. E io adoravo lei. Mi chiamava la figlia che non aveva avuto. Aveva anche altri parenti? Credo che avesse una sorella a Parigi e anche una nipote che vedeva un paio di volte l'anno. Oh. E poi aveva te. Sì. Sai che possedeva una pasticceria in città? No. Già, ci sedevamo e parlavamo di dolci per ore. Oh. Ci divertivamo così tanto. Magari questo è il suo modo di ringraziarti. Ciao. Piccolo il mondo. Ah, già. Sì. Sì.
Niente caffè oggi? Oh, no, io non avrei avuto tempo di tornare a casa oggi, quindi... D'accordo, sai, mi ero offerta di pagare la tintoria e... Stavo scherzando. Va tutto bene, davvero. Non preoccuparti, d'accordo? Sì. È stato un piacere. Buona giornata. Arrivederci. È stato un piacere. Arrivederci. Ci rincontriamo? Già. Dopo di te. No, prima tu. Che ne dici di entrare insieme? D'accordo. Ok. Bene. Sono qui per vedere Stanley Cardillo. Cosa? Stai scherzando? Sei qui per... Per la stessa ragione per cui lei è qui. Infatti dobbiamo parlare tutti della zia Bea. Quindi sei il nipote di cui lei parlava sempre? Sì, e... Tu devi essere la ragazza dei cupcake, per cui davvero stravedeva. Già. Ma che coincidenza. Eh sì. Spero vi faccia piacere, visto che siete coinvolti in questa situazione. Che intende con situazione? Forse io non sono stato chiaro nella lettera. La maggior parte dell'eredità della signora Delitto è stata donata agli enti benefici che ha scelto, come i canili. Ma... lei disponeva anche di una grande proprietà di un certo valore. Si tratta infatti di questo edificio che riteniamo fosse una sorta di negozio all'epoca. E dietro di esso c'è anche una vecchia rimessa. Aspetti. Sta dicendo che noi siamo entrambi i proprietari? Beh, non esattamente entrambi. Signor Schneider, lei è proprietario dello stabile e signora Morgan, lei... possiede la rimessa. Oh, questo sì che è davvero un bel pensiero. Tua zia sapeva che avevo problemi a pagare un parcheggio coperto per il mio furgone. Oh. Ah, certo, capisco. Già. Beh, adesso potrai parcheggiare dove vuoi. Aspetta, scusa, che vuoi dire? Beh, insomma, noi venderemo la proprietà, giusto? Venderla? È la cosa migliore da fare. Il mercato immobiliare è alle stelle in città, soprattutto in quel quartiere, e se vuole evitare di pagarci le tasse... Esatto. Insomma, divideremo l'importo. Ma dato che io ho gran parte dello stabile, tu hai solo il garage... La rimessa. Certo. Certo, la rimessa. E dato che tu hai quella, io direi che 75-25, ecco, beh, più che equo. Prima di... discutere di ripartizione delle quote, non dovremmo andare a vedere il posto? Insomma, ha fatto parte della vita di zia Bea, tu sei un suo parente, io ero molto legata a lei. Il minimo che possiamo fare è, ecco, vedere quel luogo prima di venderlo al miglior offerente. Giusto? Mi ricordo questo posto. Ci venivo spesso. Da bambino. Ma è la pasticceria Delitto! Già. Lei parlava continuamente di questo posto. Sì, mia madre e mio padre mi ci portavano spesso quando ero piccolo. È davvero incredibile. Dovresti vedere quante cose ci sono. Ah, sì? Chissà se funzionano ancora. Beh, ecco, sai, non è un problema nostro se funzionano o meno. Chi prenderà questo posto si occuperà di tutto. Natalie? Natalie? Oh! Oh! Sì! È perfetto! C'è molto spazio per parcheggiare! Sì, beh, scusa, perché parli ancora di parcheggiare? È per questo che tua zia mi ha dato questo posto. Per farmi parcheggiare il furgone. Beh, la buona notizia è che quando comunque lo venderemo, avrai i soldi per poter parcheggiare ovunque vorrai. Non lo so. Ma cosa... ad ogni modo, cosa vuoi dire? Non credo che dovremo vendere. Stai scherzando? Non vuoi vendere? Questo posto varrà una fortuna.
È una proprietà davvero grande, nel cuore della città. Lo so, ma... Beh, cosa ci dovremmo fare allora? Insomma, le pasticcerie non hanno grandi margini di profitti. A, sono molto costose. E B, il ritorno sull'investimento è minimo. Oh, quindi hai fatto delle ricerche, non è vero? Sono un manager finanziario e quindi è il mio lavoro sapere questo tipo di cose. Immagino tu abbia ragione, ma... Ok, ascolta. Tu sei la comproprietaria, quindi devi essere d'accordo prima di fare qualunque cosa, giusto? Quindi facciamo così. Vendiamo la proprietà, ci dividiamo i soldi e poi... ognuno per la sua strada. Affare fatto. Da quanto tempo, che piacere rivederti. Oh, ciao, anche per me, Courtney. Ti ringrazio molto del tuo aiuto. Per me è un vero piacere. Certo. Salve. Salve. Sì, lei è Natalie. Come ti avevo accennato, è lei che possiede parte della proprietà. Il garage. È una rimessa? Certo, sì, venite. Ad ogni modo, non sapevo bene che contattare, ma poi mi sono ricordato che ti occupi di proprietà come questa, quindi mi sono detto, perché non chiedere a Courtney? Sono felice che abbiate pensato a me e vorrei tanto avere buone notizie. Che vuoi dire? Mi conosci, faccio sempre i compiti e temo che la pasticceria Delitto sia registrata al catasto come sito storico. Ma è fantastico! Lo è. Dipende da cosa volete farci. Secondo la legge, la proprietà e gli edifici all'interno non possono essere convertiti o modificati. Infatti, non possono neanche essere ristrutturati senza l'approvazione della società per la preservazione storica. Beh, in questo modo la proprietà non vale di più. In teoria sì, ma attualmente nessuno vuole tale proprietà senza poterci costruire un palazzo. Ho contattato alcuni dei miei principali clienti. E? Nessuno la vuole. Lei scherza. Lo vorrei tanto. Ho sentito anche quelli oltreoceano si comprano di tutto, ma non abboccano. Questo che cosa significa? Significa... congratulazioni. Possedete una pasticceria. Quindi non si può vendere? Ci stiamo provando, ma la gente dice che è dura trovare un compratore. Però guarda il lato positivo. Forse è la tua grande opportunità. Per fare cosa? Per poter avere una grande pasticceria. Hai detto che dentro c'è tutta l'attrezzatura e l'edificio è perfetto. Quindi, magari potresti pensare di riaprirla. Sai, ad essere sincera... Sì? È la prima cosa a cui ho pensato quando ho visto il posto. E? No. Perché no? Beh, prima di tutto non è mio, sono soltanto la comproprietaria. D'accordo, potresti parlare con quell'Eric per mettervi in affari insieme. Sam, io lo conosco appena. Ma ti piace, non è vero? Non lo so. Ma? Ma... hai visto cosa è successo quando mi sono fidata di qualcuno? Non sono pronta a correre di nuovo questo rischio. Lo capisco. Ma Nat, non puoi passare la vita a non fidarti delle persone. Magari è tempo di riprovarci. Beh, grazie, signori. E se cambiate idea, per favore, chiamatemi. Ok? Grazie. Non è andata? No. Erano i terzi investitori della settimana. Sono tutti interessati, ma è la preservazione storica a spaventarli. E se non la vendessimo? Beh, non so tu, ma non terrò questo posto come hobby. Non sto parlando di un hobby, io sto parlando di un'attività. E se noi riaprissimo la pasticceria Delitto? Aspetta, intendi noi, ossia tu e io? Questa è una pessima idea. Perché? Beh, ecco, tanto per cominciare costerebbe un mucchio di soldi. E secondo, molte attività alimentari falliscono. La mia no. Vendi cupcake su un furgone, non è la stessa cosa.
mi dispiace. Io non volevo, credimi. Fai ottimi cupcake. Accetto le tue scuse. Oh, perdonami, sono solo un po' frustrato, tutto qua. L'unico modo per uscire da questo guaio è andare alla Società per la Preservazione Storica e vedere se si può fare appello o se magari c'è qualche cavillo per convincere qualcuno a comprare questo posto. Ho un'idea migliore. D'accordo, signora Morgan. Lei vorrebbe rilevare la quota del suo socio della proprietà al 445 di Howell. È corretto? Beh, lui non è proprio il mio socio. Siamo solo comproprietari, ecco tutto. Beh, questo lo rende il mio socio, ma non siamo proprio insieme. Sì, certo, ho capito. E la proprietà in questione è una pasticceria con un garage. Una rimessa? Una rimessa. E quindi la sua garanzia per il prestito sarebbe di? Possiedo il 25% della proprietà. Purtroppo però la banca non consente di usare una proprietà come garanzia per finanziare l'acquisto della stessa. Lei ha qualcos'altro? Il furgone dei cupcake. Il suo furgone dei cupcake. A quanto pare hai saputo anche tu la cattiva notizia. Sì. La richiesta della deroga per la pasticceria è stata rifiutata. Non riuscirò mai a vendere quel posto. Non era esattamente la cattiva notizia di cui parlavo. Non possono farlo. L'hanno già fatto. Stanno chiudendo il dipartimento. Noi siamo disoccupati. Lo avrei dovuto capire, lo sai? Ah sì? E come? Sta succedendo dappertutto. Un mucchio di compagnie stanno delocalizzando i dipartimenti finanziari. Risparmiano soldi e non devono pagare le pensioni. Già, ma che fine fanno gli impiegati come noi, eh? Beh, che cos'altro possiamo fare? Dobbiamo rimboccarci le maniche. Sì, forse. Che vuol dire forse? Non lo so. Magari questa è la fine di un capitolo, sai? Davvero? Sì. Magari è il momento di cambiare lavoro. Dici sul serio? Già. Sì, è da parecchio che ci sto pensando. Vedi, il fatto è che Lily ha quasi 10 anni e sento di essermi perso molto della sua vita per colpa del lavoro. Non essere così duro con te stesso. Sei un bravo papà. E con la tua ex moglie che ha accettato quel lavoro in Sudafrica, hai dovuto essere anche una brava mamma. Faccio del mio meglio, davvero. È solo che penso a tutte le nottate, a tutti i compleanni che mi sono perso. E questo perché dovevo consegnare un foglio di bilancio sulle loro scrivanie ogni mattina. Beh, se ti viene in mente qualche idea geniale, allora aggiornami. Oh, mamma, siete davvero gentili. Ma no, non posso accettare soldi da te, papà. Se devo riaprire la pasticceria, dovrò trovare il modo di farcela da sola. Ti voglio bene anch'io. Ciao. Mi dispiace, Bea. Ci ho provato. Tornata. Oh, ciao tesoro. Allora, che ci fai a casa, papà? Beh, non merito neanche un bacio prima? Molto meglio. Ho pensato di prendermi la giornata libera, così potremo andare al parco, ti va? Sta piovendo. Ah, beh, prenderemo gli ombrelli. Che c'è nella scatola? Oh, sono cose del mio ufficio, ecco. Io ho solo sistemato la mia scrivania. E questa? Oh. Beh, vedi, questa... Questa è un regalo molto speciale da parte della tua prozia Bea. È una pasticceria. Davvero avremo una pasticceria? Forte!
Grazie. Grazie di essere passati. A presto. Arrivederci. Ciao. Allora, qual è la specialità di oggi? Sono i cupcake alla zucca. Ah, oh, sembrano buoni. Ne assaggio uno. Te lo prendo subito. Hai deciso di marinare il lavoro? Non esattamente. Diciamo che ho preso un periodo di aspettativa al momento, ma sto lavorando a un enorme progetto top secret adesso. Oh, davvero? Sì. Lo sai, io ho intenzione di riaprire la pasticceria della mia famiglia. E mi chiedevo se conosci qualcuno interessato a darmi una mano. Sì. Sì? Sì. Dobbiamo spostare il forno da questa zona, sostituendolo con qualcosa di più efficiente. Pensavo anche che dovremmo comprare dei nuovi impastatori. Oh, la cella frigo, dobbiamo cambiare anche okay, quella. Ok, frena, aspetta un secondo, una cella frigo. Ma perché ora dobbiamo ricomprare tutto? Perché molti elettrodomestici sono vecchi e ci costerà molto di più ripararli che ricomprarli. D'accordo, ma forse non dovremmo aspettare un attimo e poi testare quelli già presenti? Beh, ho visto le apparecchiature, quindi so di cosa sto parlando. Sì, ma... Ok. Sì? Sì. D'accordo, bene, perché sembrava tutto molto costoso. Credevo che, essendo soci, avresti rispettato la mia opinione. Ah, ma io rispetto la tua opinione professionale, ma credo che anche tu dovresti rispettare il nostro budget, a cui, per la cronaca, io sto contribuendo al 75%, giusto per dire. Oh! Quindi solo perché metto il 25% la mia opinione vale solo il 25%? No, non dico questo, ma solo ciao, che dovremmo restare nel detto? Budget. Io non sì, volevo offendere... Oh, ciao, tesoro. Ciao. Lily, lei è Natalie? Ciao, è un piacere conoscerti. Ciao. Io e Natalie stiamo per riaprire insieme la pasticceria. Forte! Ci saranno anche gli omini di marzapane. Beh, se credi siano importanti, perché no? Ma giusto? Sì. Sì. Ehi, tesoro, perché non cominci a fare i compiti, eh? Così ti ordinerò la pizza dopo. D'accordo. Oh, papà, non dimenticare la vendita dei dolci. Ti prometto che non ti deluderò. È stato un piacere. Anche per me. È mia figlia. Beh, è davvero adorabile. Grazie. E vive con te? Sì. Io e sua madre abbiamo divorziato un paio d'anni fa e Paola, che è la mia ex, starà fuori un anno con Medici Senza Frontiere, quindi per adesso siamo solo io e Lily. E la vendita dei dolci? Sì, per la scuola, per la fiera d'autunno. E cosa preparerai? Non ne ho la minima idea. Vuoi il mio aiuto? No, non voglio questo. Troverò qualcosa da fare, davvero, non ti voglio disturbare. No, andiamo, non è alcun disturbo. Preparo qualcosa, sarà pronto per quando avremo finito. Davvero? Sì. Dove tieni la farina e il lievito? Giusto. Io in realtà non tengo a questo tipo di cose. Qui è a casa mia. Almeno sai come preparare i dolci. Beh... Dunque, vediamo. Allora, il segreto della pasticceria è la chimica. Ah. Mm-hmm. Tutto sta nel perfetto equilibrio di ingredienti alla giusta temperatura. Mm-hmm. Sì, vedi, c'è sempre comunque un certo grado di sperimentazione. Ma quando finalmente trovi la giusta ricetta, beh, è davvero grandioso. Mm. Eric! Ehi, Courtney, ciao! Ti ricordi di Natalie? Sì, sì, quella della rimessa. Sono io. Fate la spesa insieme? Oh, sì. Natalie mi sta dando una mano con la vendita dei dolci di Lily. Fortunatamente Natalie è una pasticcera, quindi... Che ambizioso. Non ho ricevuto offerte per la vostra proprietà, ma non ho intenzione di arrendermi. Senti, a proposito, papà io... Papà e Natalie riapriranno quella pasticceria! Oh! Davvero, tu e Natalie insieme? Sì. Divertente. Presumo che tu voglia togliere dal mercato l'immobile. Davvero, Courtney, ti avrei chiamata... Ne sono sicura. Ecco, tranquillo, mi occuperò io di tutto. Tu chiamami. È stato un piacere vederti, Natalie. Grazie. Ok, ciao. Sì, ciao.
Finalmente si è addormentata. È preoccupata per la vendita dei dolci. Però le ho detto che siamo davvero in buone mani. Che buon profumino. Biscotti al cioccolato. Sì? Sì. No, non ancora, tu. Devi lasciarli raffreddare un po', così che il sapore non venga alterato dal calore. Wow, come sei esperta. Lo sai, vincerò il premio come padre del mese grazie a questo. Sai, potrei anche insegnarti a prepararli, così diventeresti il padre dell'anno. Sì, beh, preferisco affidarmi agli specialisti, ma grazie. Vuoi del vino? Sì. Allora, era solo la mia immaginazione o la tua amica Courtney era un pochino infastidita al supermercato? Ah, non l'ho notato. Sì, okay. Certo, è giusto. L'ho notato. Sì. Sai, il fatto è che dopo il divorzio io sono uscito con qualcuna qua e là e Courtney era là e sarebbe voluta essere qua. Oh. Però non ha funzionato. E tu invece? Io? Sì, c'è qualcuno nella tua vita? No. Insomma, sono uscita con una persona per un po', ma è finita. I biscotti sono pronti. Hai preparato i biscotti per lui? In realtà erano per la figlia. È comunque un passo importante. Scordatelo, Sam. Andiamo, tutti sanno che il primo segno di fiducia è cucinare per qualcuno. Lo sanno proprio tutti? Ma certo. Io ed Eric siamo soltanto soci d'affari, tutto qui. Non sei stata tu a dirmi che passerete il pomeriggio insieme? Abbiamo un incontro con gli appaltatori per parlare della pasticceria ed è tutto. Per tua informazione, il mio rapporto con Eric adesso non è, e neanche mai sarà, di natura romantica. Secondo me è pronto. Oh, cavolo. Sarò sincero, per mettere a norma questo posto sforerete il budget. E per il resto, beh. Con i lavori di demolizione e di ristrutturazione, credo che parliamo di circa 'Questo è il budget. Buona giornata. Allora magari possiamo usare due forni invece di tre e potremmo avere soltanto un mixer. No, non farebbe alcuna differenza. Insomma, guarda questa cifra. Il preventivo più basso supera di $20,000 il budget. E sai che ne sono coinvolto al 75%. Grazie di avermelo ricordato di nuovo. Dico solo che si sta rivelando molto più costoso di quanto pensassimo. D'accordo, e se andassimo in banca e ci facessimo fare un prestito? Ci vorrà almeno un anno prima che la pasticceria inizi a dare profitti e io non ho soldi per resistere così a lungo. E tu? No! Ma ascolta, credo che facendo qualche taglio qua e là dovremmo farcela, a patto che non ci siano altre sorprese. Buon pomeriggio. Sono Ken Wong, del Comitato per la Preservazione Storica. Sappiamo che volete ristrutturare l'edificio. Così sono passato per lasciarvi una lista ufficiale delle normative che regolano le ristrutturazioni. Naturalmente, ogni genere di variazione alla struttura esistente è proibita, ma è comunque possibile presentare degli appelli per quanto riguarda le riunioni mensili del nostro comitato. Spero sia chiaro. Beh, a quanto pare avevo ragione dall'inizio. Su che cosa? Sul fatto che fosse tutta una pessima idea. Insomma, dobbiamo accettare i fatti. E sarebbero? La cosa migliore da fare per questa proprietà è rimetterla sul mercato e sperare di trovare un compratore. Quindi vuoi lasciar perdere la riapertura? Lasciar perdere tutto? Io non vedo altra soluzione. Mi dispiace, Natalie, dico davvero. Sarebbe stato bello. Ma credo che la delitto resterà a far parte della storia. Sei triste per questa storia della pasticceria? Perché pensi sia triste? Oh, non lo so, è solo una sensazione.
Cucinare mi libera la mente. Anche dal fatto che il sogno di una vita sta andando in fumo. Sai qual è il bello di saper cucinare? Se vuoi qualcosa da mangiare, te lo puoi preparare da solo. Sì. Forse ho un futuro nella vendita dei dolci a scuola, eh? Oh. È bello averti qui. È bello anche per me. Bene! Ciao! Parlano tutti dei suoi biscotti, signor Schneider. Oh, grazie. E li ha preparati da solo? Questi biscotti li ho preparati tutti io, assolutamente, ma certo. In questo caso posso chiederle un grande favore. Se le lascio il mio indirizzo email, le dispiace mandarmi la ricetta? Non vedo l'ora di prepararli. Oh, ma mi dispiace, ma io non posso. Sì, vede, il fatto è che non è una mia ricetta. Sì, ecco, appartiene a una mia amica e non mi sembra proprio giusto, sa, rivelare i suoi segreti, quindi... E lei scherza? Veramente no. Oh. Bene, allora... La prego, le dica che sono deliziosi. Lo farò. Ciao! Ciao. Oh, ciao! Io... Non sapevo che saresti venuta. Io ho pensato di passare a controllare la vendita dei dolci. Beh, direi che è stato un vero successo. Ne avremmo potuti vendere il doppio. Davvero? La prossima volta il tuo papà ne dovrà fare di più. Andiamo. Dove stiamo andando? Vincerò una zucca per te. Oh, però... Vieni. Non pensavo di vederti qui. Non mi aspettavo di venire. È bello che tu l'abbia fatta. Ok, allora. Hai mai sentito parlare del famoso lancio allo spaventapasse? Un pochino. Ok, il segreto... Ah, wow! Tutto nel lancio, ovviamente. Certo. Sai, la maggior parte della gente sbaglia lanciando da sotto, quando invece il segreto per il successo sta nel lanciare dall'alto, quindi in questo modo. Proprio così? Sì, proprio così. Capito? Va bene. Preparati a stupirti. Oh. C'ero quasi. Forse mi sbagliavo ed è meglio lanciare da sotto. Sì, ok. Round 2. Sì. Sai, ho una confessione da farti. Non ti piacciono le zucche? Non sono qui per la vendita dei biscotti. Mi è venuta un'idea. Ok, ti ascolto. E se invece facessimo i lavori di ristrutturazione? Conosco un ottimo fornitore e troverò dei veri affari per gli elettrodomestici. Oh. Che ne pensi? Perché tu sai come si fanno i lavori di ristrutturazione? Oh. Zucca. Tu sapevi come preparare dei biscotti? Visto che sappiamo bene che quelli del comitato saranno degli ossi duri, sono andata sul loro sito web e ho scaricato queste foto. Risalgono a quando i genitori di Bea gestivano la pasticceria. Guarda quanti dettagli. Guarda la carta da parati e quelle piastrelle. E se la riportassimo esattamente come era prima, quando è stata aperta la prima volta? Un'autentica pasticceria italiana. Che ne pensi? Ha detto di no. Ha detto che non funzionerà mai, che non conosciamo gli eventuali rischi e che perderemo tutti i nostri soldi. Bene. Se non ti appoggia al 100%, devi voltare pagina. Cosa? Mi hai sentita? Se lui non ti vuole appoggiare, allora devi voltare pagina.
Ma avevi detto che era l'uomo giusto? Beh, a quanto pare mi sbagliavo. E poi non hai bisogno di lui e della pasticceria. Hai già il miglior furgone di cupcake della città. Oh. Oh. Oh no. Ecco fatto. Oh, non dimenticare Mr. Coniglio, eccolo qui. Ti sei divertito oggi, papà? Oh, io mi diverto sempre con te, piccola. Anche io. Sono felice che hai passato il tuo giorno libero per stare con me. Anche io. Tu e Natalie riaprirete davvero la pasticceria? Non lo so, tesoro. Non ne sono ancora sicuro. Io spero di sì. Davvero? Ah, così magari potrai prenderti i giorni liberi un po' più spesso. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, papà. Dopo aver dato una rapida occhiata, direi che va cambiata la trasmissione, l'impianto elettrico e la pompa della benzina. In pratica, ti serve un furgone nuovo. Ecco, non è possibile al momento, dato che riesco a malapena a permettermi questo qui. Allora, si può fare qualcosa? Beh, lo portiamo in officina, facciamo un controllo completo e vediamo, ma non posso promettere niente. Grazie. Io vado con loro a controllare tutto. Sam, senza il furgone non abbiamo clienti. Senza clienti non abbiamo un'attività. Ehi, hai ancora la tua cucina? Credi che le persone verranno fino al mio appartamento per dei cupcake? Senti, non preoccuparti. Troveremo una soluzione, la troviamo sempre. Giusto? Ehi, potete darmi un passaggio? Che fai qui? Ho chiamato Courtney. Ah, sarà stata al settimo cielo. Beh, non proprio. Ma le ho detto che ho preso una decisione. Su cosa? La proprietà non è più in vendita. Andiamo. Abbiamo molto da fare. Non vi resta che firmare e scrivere la data sulle richieste di autorizzazione e poi è tutto fatto. Ok. Oh, e inoltre su questo qui dovete scrivere il nome del proprietario dell'edificio. Chi sarebbe di voi due? Siamo entrambi i proprietari. Entrambi? Oh, no. Al 50%, soci alla pari. Torno tra un attimo. Scusa, ma perché l'hai fatto? Eravamo d'accordo. Non lo so, tu saresti minoritaria, ma il fatto è questo. Io ho solo l'edificio. Sei tu ad avere le capacità e il talento per fare grandiosi cupcake. Non avresti dovuto. Invece sì. È la cosa giusta. Allora, abbiamo un accordo, socia? Firma. Ok, allora sembra tutto in ordine. Quindi abbiamo il permesso. C'è solo un'ultima cosa. Dunque, per concludere,
Il progetto è quello di ammodernare l'edificio esistente secondo le normative vigenti e apportare le riparazioni necessarie per far sì che lo stabile sia conforme agli standard. Grazie per il vostro tempo. Ci sono domande? Beh, noi siamo tutti d'accordo nel ritenere che il vostro progetto sia fattibile, ma ho un'ultima domanda per entrambi. La pasticceria d'élite è rimasta chiusa per molti anni. Che cos'è che vi spinge a riaprire questo posto? In realtà, signor Wong, è solo una sensazione, credo. È una sorta di senso di appartenenza. La sensazione di non avere soltanto ereditato una tale proprietà, ma una parte di storia di questa città. E magari è anche per via delle sensazioni che provavo quando ascoltavo le storie della zia di Eric, che è stata un'amica preziosa per me. Mi parlava sempre del profumo del pane appena sfornato e di suo padre che cantava mentre panificava e dei sorrisi di tutti i clienti quando assaggiavano la prima fetta di torta al cioccolato della casa, che tra parentesi sarà nel menù. La pasticceria appartiene alla famiglia di Eric da generazioni e mi piace pensare che Bea l'abbia affidata a noi perché era certa che le avremmo restituito il suo giusto ruolo nella storia della città. E ora chiedo a tutti voi di fare lo stesso. Brava. Congratulazioni a tutti e due. Invieremo una raccomandazione al municipio e riceverete l'approvazione entro la fine della settimana. Tuttavia, devo chiedervi un'ultima cosa. Un pezzo di quella torta al cioccolato mi faceva impazzire da piccolo. Certo. Bene. Grazie. Ce l'abbiamo fatta! È fatta! No, tu ce l'hai fatta. Il tuo è stato un discorso davvero bellissimo. Era la verità. Allora, adesso che facciamo? Adesso ci mettiamo all'opera. Andiamo, stai scherzando? Piatti di carta. Andiamo! Così pulire sarà molto più facile. Sì, ma se vogliamo una pasticceria vecchia scuola, non è meglio usare piatti veri? Ehi, vieni a dare un'occhiata. Che cos'è? Beh, è un libro di ricette, ma sono scritte a mano. È come una sorta di ricettario. Aspetta, fammelo vedere. Lo sai che cos'è questo? Questo è il ricettario di mia zia Bea. Guarda, ecco qui, c'è il suo nome. Beatrix Delitto. Accidenti. Me lo ricordo, questo libro. Sai, quando io ero un ragazzino, i miei genitori mi portavano sempre qui e io mi sedevo proprio lì, in questa cucina, e mi mettevo a guardare mentre mia zia Bea prendeva il ricettario dalla mensola e lo sfogliava, metteva un po' di ingredienti in una ciotola e poi lo consultava di nuovo. Mi ricordo proprio tutto. Vuoi sentire una cosa sciocca? Ma certo. Io ero convinto che fosse un libro di magia.
Io non credo che sia sciocca. Comunque. Sai quale sarebbe una grande idea? Che cosa? Potremmo usare il ricettario per la pasticceria. Intendi seguire queste ricette? Sì. Potremmo usare lo slogan "Si sta panificando la storia". Oh, andiamo. Devi ammettere che è bella. Sì, è molto bella. Però per iniziare sono davvero molto antiquate. Sono un pochino vecchie per i gusti dei clienti moderni, senza offesa per zia Pea. La pensi così, eh? Sì. Beh, lo sai che ti dico? A me sta venendo fame. Lily passerà la notte da un'amica per un pigiama party. Quindi, perché noi non andiamo a sistemarci e andiamo a cena, così ne parliamo meglio? Soltanto per lavoro. I miei genitori mi portavano sempre qui da piccolo. Praticamente sono cresciuto mangiando le loro pietanze. Grazie. Allora, che te ne pare? Di che cosa? Beh, di tutto questo. Pensavo a una cosa del genere per la pasticceria. Un vero locale italiano. Insomma, guarda gli infissi e le luci. Sto guardando. Sai una cosa? Potremmo comprare una statua o una fontana. Sì, grazie. Che ne pensi? No. No? Insomma, è grandioso per il locale. Ma una pasticceria ha bisogno di ariosità e luce. Stavo pensando a mattonelle bianche, a dei colori accesi. Insomma, se questa è la tua idea di come dovrebbe essere la Delitto, allora sappi che abbiamo un problema. Questo è il pane più buono che abbia mai mangiato. Davvero? Che coincidenza. Ecco a voi, signori. Grazie. Porca? Beh, vedi, è il pane di mia zia Bea. Ha insegnato al loro chef a prepararlo e hanno continuato a seguire la sua ricetta originale negli ultimi 33 anni. Quindi, pensi ancora che le sue ricette siano datate? Ma almeno noi potremmo modernizzarle un pochino, invece di usare l'olio vegetale e proviamo quello di cocco. Natalie! Ciao. David... Che piacere vederti. Phoebe, lei è Natalie. È... Eric. Sì, Eric. Eric, lei è la mia amica Phoebe. Ciao. Quindi che cosa ci fai qui in città? Il tour del libro. Sta per uscire la versione cartacea, dunque... E tu, invece? Sei sempre sul carretto dei biscotti. Cupcake, sono. Sì, sì, quella cosa. Mi scusi, signor Howie, le dispiace? Oh, ma certo, andiamo. È stato un piacere, Natalie. Sì. Oh, grazie. Grazie ancora. Chi è quell'idiota? Quell'idiota è il mio ex fidanzato. Ci siamo conosciuti a scuola di cucina. Lui era il più bravo, sapeva che sarebbe diventato una star. E siamo usciti per un po'. Sì, e poi che è successo? Mi ha lasciata. Così, senza darti una spiegazione. Proprio così. Ma è davvero orribile. Sono adulta ormai. E l'ho superata. E allora, grazie mille per la cena. E per avermi fatto assaggiare il pane con l'inganno. No, sono io che dovrei ringraziarti. Per cosa? Per avermi spinto a usare di più stavolta. Insomma, aprire una pasticceria non era esattamente il mio obiettivo. Ma devo ammettere che mi sta davvero piacendo, soprattutto con te. Beh, sono felice che tu abbia cambiato idea. A dire la verità, sono stato un po' aiutato. Lily ti adora, quindi, sai, credimi, a lei di solito non piacciono le mie ragazze. Voglio dire, a lei non... forse devo stare zitto. Sei meraviglioso, dico davvero. E mentirei se ti dicessi che non sono attratta da te. Ma ecco, io non posso farlo adesso. No, ma certo, io non intendevo... Guarda, che non sei tu, è solo... Natalie, non mi devi spiegazioni, tranquilla.
Ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Ok, ci sono quasi. Fa attenzione, credo che dovremmo chiamare un elettricista. Ah, non se ne parla, non se lo possiamo fare da soli. E se qualcosa va storto? Niente andrà storto. Coraggio, accendi la luce. Ah. Se succede qualcosa di brutto, sappi che è stato divertente. Natalie, fidati di me. Avete bruciato i cavi elettrici. Poteva andare molto peggio. Puoi ripararli? Non si tratta di ripararli, ma di sostituirli. E non sarà una passeggiata. Oh, grandioso. Quando puoi iniziare? Firmate e vado a prendere gli attrezzi. E quanto ci vorrà? È difficile a dirsi. Un paio di giorni o una settimana. Spero non abbiate fretta. Grazie. Ah, l'ultima cosa di cui avevamo bisogno. È soltanto un piccolo contrattempo. Riprenderemo la tabella di marcia. No, non è solo quello, Natalie. Senti, il fatto è che stiamo finendo i soldi. Ho investito tutto in questo posto e se non cominciamo a lavorare, sarò nei guai fino al collo. Va bene, io lo capisco. Posso continuare io qua se tu devi tornare al lavoro. A proposito, no. Non posso lasciarti qui da sola. Dobbiamo trovare un modo di accelerare i tempi, è necessario. Ci serve una mano. Non farle cadere. Ce la faccio, ce la faccio. Dammi, le prendo io. No, non toccare, non toccare. Beh. No, così mi togli l'equilibrio. L'equilibrio. Wow. È equilibrato. Vi siete dati parecchio da fare voi due. Lo sai, non credevo che ci sarebbe riuscita. Cosa? Ad aprire una pasticceria? No, a fidarsi di qualcuno. Dopo quello che le è successo con David. Ah, sì, l'ho conosciuto quel tizio. Bel personaggio. Ha detto che si sono lasciati. È stata una grande delusione. Dovevano sposarsi. Oh, non lo sapevo. Già, era una cosa seria. Da allora lei ha speso tutte le sue energie sul furgone dei cupcake e ora in questa pasticceria, grazie a te. Nick, non so come ringraziarti per esserti preso un giorno per aiutarci. Nessun problema. Non ho fatto altro che avere giorni liberi. Cosa vuoi dire? Eric non te l'ha detto? La compagnia per cui lavoravamo si è ridimensionata e siamo rimasti senza lavoro. No, no, lui non me l'aveva detto. Già, era davvero disperato. Poi sei arrivata tu. In realtà, non l'ho mai visto così felice. Sai, se non fosse stato per il tuo aiuto, non so cosa avrebbe fatto. Indovinate che cos'ho? Oh, i volantini! Grandioso! Ecco a te. Grazie. Oh! La delitto. E a te. Grande. Sabato. Saremo pronti per quella data? Ci siamo quasi.
E poi abbiamo i migliori al lavoro. Ma sì, quelle persone hanno lavorato davvero sodo. Sì. Che ne dici se per oggi smettiamo e se ne riparla domani mattina? Sono d'accordo, sto morendo di fame. Oh, conosco un thailandese fantastico. Adoro il thailandese. Sì, anch'io lo adoro. Perfetto, andiamo. Allora, voi andate avanti, noi chiudiamo. Sei sicura? Sì. Ok. D'accordo, buonanotte. Grazie. Se potessi scegliere tra volare ed essere invisibile, quale sceglieresti? Oh, volare. Decisamente volare. L'invisibilità è un po' inquietante. Ok, allora ci vediamo domani. Ti va di venire da me? A casa tua? Sì. Insomma, credo che dovremmo parlare, ecco, della riapertura. Ah, certo, soltanto affari. Soltanto affari. Perché sei così elegante, papà? Eh? In realtà, solo un incontro d'affari. Con Natalie? Sì. Oh, non fai entrare la babysitter? Ok. Soltanto affari. Ciao! Ciao. Questi sono per te. Ti ringrazio. Entra pure. D'accordo, grazie. Allora, ti ho portato una bottiglia di rosso perché non sapevo che cosa avresti... Oh, no. Oh. Tu pensavi fosse una cena? Mi sento veramente un idiota. No, mi dispiace tanto. Avrei dovuto sono spiegarmi. Sono io che ho frainteso tutto. No, sono ti prego, davvero no. Un idiota. Mi dispiace tanto. Tieni, prendi uno di questi. Ok. Sì, mi dispiace tanto. Sarà buonissimo. Bene. Mm. Oh, è davvero squisito. Sì. È buonissimo. Sai, è strano, ecco. Questo in un certo senso mi ricorda la mia infanzia. Davvero? Perché l'ho fatto seguendo questo. Il ricettario di Bea? Sì, ho seguito il tuo suggerimento, ho usato le ricette e ho aggiunto un pizzico di modernità. Che ne pensi? Che questa pasticceria sarà un vero successo, ecco cosa penso. E... D'accordo, ho fatto anche un sito web. Davvero? Già. Basta cliccare sul muffin e ti dice le specialità del giorno. Oh, è veramente carino, bel lavoro. Ho parlato con un amico che lavora al giornale e scriverà un articolo su di noi. Davvero? Sì. Vedi? Tutto sta andando per il verso giusto. C'è soltanto un problema. Quale? Beh, allora, tra quanto è l'apertura? Meno di una settimana, giusto? Sì. Non posso essere la sola persona a realizzare tutte Andiamo. Le specialità. Vorresti insegnarmi a preparare i dolci? Oh, puoi giurarci. Prima iniziamo dalle basi. E poi vedrai che tutto il resto verrà da sé. Ti ho presa. Lezione numero uno. Niente distrazioni. Zia Bea sarebbe fiera di quello che stiamo facendo. Beh, lo spero. Lei era davvero meravigliosa. Lo era davvero. Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio. Strano. Lei diceva lo stesso di te. Veramente? Sì. Senti, Natalie, c'è una cosa che devo dirti sul mio lavoro. I licenziamenti. Sì, Nick me l'ha detto. Dai, ti do una mano. Coraggio. Io... Così. Ecco fatto. D'accordo. La stendi... Io te l'avrei detto, davvero. È solo che... Non lo so. Non volevo farti preoccupare più di quanto non lo fossi già. Non sono preoccupata. No? No. Hai un po' di... farina. Le zampe d'orso.
qualcosa? Le zampe d'orso sono pronte. Non volevo farlo, insomma, volevo farlo, no, ma io non... No. Lo capisco. Senti, adesso è meglio che vada. Eric, sono mortificata. No, Natalie, non esserlo. Ok? Bene, ci vediamo domani. Sì. Buonanotte. Buonanotte, Natalie. Ciao, Courtney. Pronto per delle grandi notizie? Non sai quanto. Per la tua proprietà ho trovato dei compratori e vorrebbero fare subito un'offerta. Sono letteralmente sbucati dal nulla. Finalmente puoi vendere quella ridicola pasticceria. Sono molto socievole. Mi piacciono le persone, averle intorno è un piacere. Ma non troppe tutte insieme. Sono disponibili dalle 8:15 alle 12:30, tranne il mercoledì, dove non sono disponibile, e neanche il terzo sabato del mese. Ma con pasticceria, che cosa intendete? Ci sarà da cucinare o è solo un nome come un altro? Sarà più difficile del previsto. Non necessariamente. Che ne dite di noi? Sul serio? Conosciamo il posto dentro e fuori. E ci piacciono i nostri capi. Giusto un pochino. Perché no? Già. Pazzesco, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e domattina la Delitto aprirà i battenti. Vieni, Natalie, dobbiamo brindare. Solo un secondo, aspettate un attimo. D'accordo. Volevo farvi vedere questi. Che fine hanno fatto i piatti di carta? Forse avevi ragione. Su un paio di cose. Andiamo, Nick, ti mostro una cosa in cucina. Ma ci sono appena stato. Andiamo, Nick. Oh, scusatemi. Mi dispiace tanto. Non mi devi chiedere scusa. No, il mio comportamento dell'altra sera è stato assolutamente comprensibile. Senti, se qualcuno avesse fatto a me ciò che hanno fatto a te, io non sarei mai più uscito con nessuno. Ascolta, che ne dici se
Prendiamo questa cosa un cupcake alla volta. Ok? Ok. Ma prima c'è una cosa che devo fare. Grazie per i bei ricordi. Davvero hai ereditato questo posto da un'amica? Ne verrà fuori un bell'articolo. Beh, sei davvero gentile a scriverlo. Entriamo. Certo. Diamo un'occhiata. Abbiamo lavorato con la Società per la Preservazione Storica e... Natalie! Ciao! Ciao! Courtney, cosa ci fai qui? Eric non te l'ha detto? Detto cosa? È stata fatta un'offerta. Ho qui con me la lettera di intenti. Io credevo avessimo deciso di toglierla dal mercato. Gli affari sono affari, tutto è in vendita se il prezzo è giusto. Vuoi che riprendiamo il discorso un'altra volta, magari? Mi dispiace. Scusate il ritardo. Cosa... cosa succede? Oh? Natalie, aspetta! Sai, dovevi dirmelo! Dirti che cosa? Che volevi ancora vendere la pasticceria. Cosa... ma di che stai parlando? Io avrei capito. So che ti servivano dei soldi. Non ti avrei mai fatto una cosa del genere. Mai. Ma Courtney ha appena detto... No, io ho detto a Courtney di togliere la proprietà dal mercato, ma lei l'ha rimessa in vendita perché voleva la commissione. Come? Ma perché l'avrebbe fatto? Perché è così che Courtney si comporta. E io come avrei potuto saperlo? Avresti dovuto fidarti di me. Non avrei mai dovuto mettermi in affari con un uomo che non sa preparare i dolci. Tu no, sai una cosa? Io non ho mai voluto avere una pasticceria, te lo ricordi? Oh, quindi vuoi chiudere la nostra società? E tu? Noi siamo arrivati fin qui. Non ha senso chiudere di nuovo questo posto. Sono d'accordo. Occupati tu di tutto, io me ne vado. Oh, un po' più in alto da quel lato? Sì. Ciao. Ehi! Direi che abbiamo fatto tutto. Un grazie non è neanche abbastanza in questo momento, davvero. Non ce l'avrei fatta senza di voi. Felici di aiutarti. Ehi, perché non ci lasci finire tutto? Possiamo infornare i biscotti e intanto tu puoi riposarti. Grazie, penso proprio che lo farò. Allora, non l'hai sentito? No. Beh, hai sempre me. E tu sei straordinaria. Grazie, buonanotte. Riposa bene. Buonanotte, arrivo subito. Papà, perché non andiamo alla pasticceria domani? È il gran giorno di apertura. Non credi che Natalie ci aspetterà? Lo so, tesoro, mi dispiace, ma ho delle riunioni importanti domani. Tu e Natalie siete arrabbiati per qualche motivo. Perché dici così? Perché non hai mai sorriso oggi. Così va meglio? Meglio. Thank you.
Grandioso. Cara zia Bea, grazie per la torta di compleanno, era davvero buonissima. Spero che da grande sposerò una donna bella e gentile come te, che sappia preparare i dolci. Questa è una ricetta che ho inventato io e si chiama il cupcake di Eric. Spero che lo preparerai, ti piacerà. Ti voglio bene, tuo nipote Eric. Sam, va tutto bene? Cosa? Oh no! È colpa mia. Devo aver messo il forno troppo alto. Il fumo ha fatto partire l'antincendio. Non sapevamo come spegnerlo. Abbiamo chiuso la valvola, ma era già troppo tardi. Natalie, io non so proprio cosa dire. Mi dispiace davvero tanto. Senti, ti ripago tutto. No, 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 non se ne parla. Non è una cosa che hai fatto di proposito. E adesso che facciamo? Iniziamo a ripulire tutto. Sì, ma come faremo domattina? Abbiamo già distribuito tutti quei volantini. E c'è l'articolo sul giornale. Ci sarà una folla di gente qui domani. Beh, dovremmo soltanto spiegare cos'è successo e sperare che tornino un'altra volta. Non dovresti parlarne con il tuo socio. Ho ricevuto una telefonata dalla società dell'allarme e sono corso a vedere cos'era successo. Allora, che cosa facciamo? È ora della tua lezione di cucina. Ok, allora seguimi. Avanti e poi gira. Avanti e poi gira e sbatti. Oh, no. Grazie. E di cosa? Di essere qui. Andiamo. Questi biscotti non si faranno da soli. Ok, andiamo. Sì. Ci sono. Ancora. Vieni, ti aiuto io. Bel lavoro. Questo posto è meglio del parco, papà. Ah, sì, è vero. Andiamo. Ok, un po' più su, perfetto. Che ore sono? 2:59. D'accordo, un ultimo sforzo. Benvenuti da Delitto. Accomodatevi. Prego. Sì, sono queste. Ecco qua.
preparo subito. Grazie, tesoro. Perfetto. Dovrebbe essere da quella parte. Sta andando bene. Grazie per quello che hai fatto. Beh, dovevo proteggere il mio investimento. Questo è per te. Che cos'è? Un cupcake di scuse. Per ieri. Sono giunta a conclusioni affrettate e non avrei dovuto. Mi dispiace. Ma non sei l'unica che si dovrebbe scusare. Io posso avere un po' esagerato la mia reazione, mi dispiace. Ma questo non serviva. Sì, invece. E c'è un'altra cosa. Sono tornata a casa ieri sera e sai cos'è successo? No, non lo so. Non ho cucinato. Ok. D'accordo. Sai, ho questo rito. Cucino sempre quando sono triste, quando sono di cattivo umore, quando qualcosa va male o... Beh, quando mi si spezza il cuore. E dopo che si è andato via ieri, avrei dovuto preparare centinaia di torte. Ma non l'ho fatto. Ero in piedi in cucina e... Così all'improvviso è stato tutto... diverso. Mi fido di nuovo di qualcuno. Qualcuno come me? Qualcuno esattamente come te. Aprilo. Natalie, questo cupcake è per me. Coraggio, assaggialo. Ma questa è la mia ricetta. L'ho trovata nel ricettario di Bea. Mi avevi detto che non sapevi fare i dolci. No, l'avevo dimenticato. Finché non sei arrivata tu. Ora devo tornare dentro. Sono quasi finite le zampe d'orso. Oh no. Già. Beh, io ho saltato un colloquio di lavoro per essere qui stamattina. Per caso conosci qualcuno che assume personale? Può darsi. Sì? Prima però devo parlare col mio socio. Ok. Sai, questa è davvero un'ottima ricetta per un bambino. Spero che rimanga un segreto. Fidati.